Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo cappottino svasato che io ho deciso di chiamare cappottino Regine. Per quanto riguarda la lavorazione del cappottino, il filato che ho utilizzato è quello della DMC linea Magnum, che sono dei gomitoloni da 400 grammi. Io ne ho utilizzati due, il colore è il marrone, e ogni gomitolo è 80% lana, scusatemi, 80% acrilico, 20% lana. Del secondo gomitolo io ne ho utilizzato diciamo la metà e ho lavorato sempre con l'uncinetto del numero 5. Per quanto riguarda invece lo scaldacollo che vedete, ho utilizzato il nuovo filato della Mistrico Filati linea Moda, che ha questo effetto velluto e diciamo bouclé, molto bello, molto morbido, molto caldo, e ho utilizzato due gomitoli dello 01 lavorando con i ferri del numero 7. Allora, come sempre troverete in descrizione il link da cui poter acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Del Magnum ci sono il colore rosa, nero, canna da zucchero, se non mi sbaglio anche rosso, quindi ce ne sono diversi. Del Moda ce ne sono tantissimi, quindi in base al colore che scegliete potete abbinarvi sopra lo scaldacollo che più preferite. Lo scaldacollo non è attaccato, è sfatto separatamente. E un'altra cosa che troverete sul sito sono questi bottoni molto particolari. Spero che si vedano. Sì, ecco, questo si vede. Sono in quattro colori: ci sta il marrone, che è quello che ho utilizzato io, c'è il grigio, c'è l'avorio e c'è il blu. Io li trovo veramente molto particolari e carinissimi per essere abbinati a questo cappotto che di per sé è molto particolare. È un cappotto svasato, me l'avevate chiesto tempo fa su Facebook, quindi scusate se ci ho messo un po' di tempo a realizzarlo, ma per farlo come volevo io. Ho impiegato un pochettino per realizzarlo. Il punto però, vi voglio dire, mi avvicino così lo potete vedere meglio, è molto semplice. Si tratta del punto chevron nella sua versione classica, quindi niente di particolare, è un punto che anche le inesperte possono riuscire a fare. Si parte da sotto per mettere le catenelle. Io questo ve lo spiego anche durante il video tutorial, dovete andare a misurarvi i vostri fianchi e aumentare di almeno 10 cm in modo tale da avere qui la parte di sotto del cappottino tipo a campana, come se si allargasse e si formano questi effetto onde qui. Increspature, onde come le vogliamo chiamare, che sono appunto molto carine e danno quel movimento in più al cappottino svasato. Una volta fatto ciò si va a lavorare con il punto chevron, che è un giro che va sempre ripetuto, e man mano si va a stringere la lavorazione fino ad arrivare diciamo all'altezza dei fianchi, dove la diminuzione se ne fanno due in due giri, uno dopo l'altro, in modo tale appunto da stringere ancora di più e maggiormente la lavorazione e avere qui la parte sfiancata. Ora, io durante il video vi dico, ogni volta che sono andata a fare delle diminuzioni, quanti centimetri ho fatto la prima diminuzione, a quanti centimetri sono andata a fare la seconda diminuzione e subito dopo la terza, proprio per darvi maggiori indicazioni possibili per farvi avere anche a voi l'effetto che ho avuto io. Dovete stare attenti soltanto a due cose. La prima diminuzione che dovete fare poco prima che arrivate sui fianchi. Quindi io diciamo che l'ho fatta qui in basso, naturalmente vi dico i centimetri, e poi la seconda e la terza diminuzione vanno fatte superati i fianchi in modo tale da stringere la lavorazione e far dare questo effetto sfiancato al cappottino. Poi si lavora senza più fare alcun tipo di diminuzioni, si arriva agli scalfi, si divide la parte dietro dalle due parti avanti e si lavorano separatamente e si vanno a cucire sulle spalle. Per quanto riguarda le maniche, anche per le maniche io ho utilizzato il punto chevron. Quindi anche questo è molto semplice. Non ho fatto delle maniche larghissime, ma neanche strette. Questo perché io adesso sto indossando sotto questo cappottino un vestito, ma ho intenzione di indossare anche quei maxi pull lunghe che si mettono sopra dei fluson, e quindi ho bisogno delle maniche larghe. Sempre effetto campana, ma io non ho fatto alcun tipo di diminuzioni. Ma se voi volete dare l'effetto campana, quindi che scende maggiormente, che richiama l'effetto di sotto, potete andare a fare naturalmente degli aumenti, quindi allargarvi la manica verso la fine. Una volta fatto anche le maniche, sono andata a creare, mi alzo un po' così potete vedere i miei le mie asole per i bottoni. Per realizzare queste asole, io anche qui vi dirò le misure. Ho deciso di farlo arrivare dal collo fino a giù e quindi di lasciare la parte sotto aperta per dargli maggiormente l'effetto proprio di questa ondulazione di questa campana. Ma voi naturalmente potete mettere i bottoni fino a sotto e quindi i giri di maglie basse, io ne ho fatti tre da ogni parte, potete farli fino a giù in modo tale appunto da mettere i bottoni fin sotto. Io ho preferito metterli sopra, solo qui sopra, e lasciare quindi la parte giù aperta.
mi sono dedicata a ho fatto qualche giro di maglie basse intorno al collo, ma giusto per dargli una chiusura maggiore, ma non vedete, adesso me lo tolgo così vedete bene, non è necessario che lo facciate anche voi. Diciamo che mi piaceva solo l'effetto di averlo un po' più chiuso. Per quanto riguarda lo scaldacollo è semplicissimo da fare, perché si va a lavorare con i ferri del numero 7 e si va a fare un rettangolo che poi potete cucire. Io l'ho fatto abbastanza largo perché voglio che dia, quando lo metto così, questo effetto pomposo, ma anche da poterlo abbassare di qua in modo più in avanti, in modo che mi copra bene il collo dietro e qui rimanga bello chiuso comunque per coprirmi se è una giornata abbastanza ventosa. Quindi è comunque uno scaldacollo molto versatile. E voi, mi raccomando, se lo volete fare più alto o più largo, dovete andare a prendere sicuramente un gomitolo in più. Io ne ho usati due gomitoli, dell'ultimo ne ho avanzato un pochettino, quindi in realtà se lo volete fare leggermente più alto potete farlo, quindi andando a mettere una maglia alta o due maglie alte in più rispetto a me, lo fate un po' più stretto, quindi vi verrà più alto e più stretto. Se invece lo volete più alto ma anche più largo, oppure mantenendo la stessa mia larghezza, in quel caso vi dico che dovete andare a prendere sicuramente tre gomitoli. Detto ciò, spero che questo cappotto, un po' particolare, diverso dal solito, vi piaccia. Io lo adoro, veramente è uno stile particolare. L'avevo in mente da un po', ma non mi convincevo mai a farlo. Poi me l'avete richiesto, quindi mi sono detta: ok, o lo facciamo adesso o mai più. Una cosa che vi devo dire, e che mi sono forse dimenticata di dirvi, è che per una taglia M, secondo me, due gomitoloni possono andare bene, perché come vi ho detto, io del secondo gomitolo ne ho utilizzato veramente poco e io comunque sono abbastanza alta, sono quasi 1,75 m, quindi se siete anche un po' più basse di me, siete una taglia M, due gomitoli ce la potete fare tranquillamente. Se siete una taglia L, ci vogliono per forza tre gomitoloni, e se decidete di utilizzare un filato diverso dal mio, quindi qualcosa che abbia più lana e meno acrilico, io vi consiglio un filato che si possa comunque lavorare con un centro numero 5. Se volete dare luminosità al cappotto, vi consiglio di poter usare il Magia. Se volete qualcosa di sfumato, vi consiglio il Crazy Love. E quindi diciamo che avete veramente molti filati tra cui poter scegliere e poter fare il cappottino come meglio desiderate, che si abbini di più ai vostri gusti e ai vostri colori che vi piacciono. Detto ciò, dopo questa chiacchierata, noi ci vediamo al prossimo video, e naturalmente, come sempre, se decidete di farlo, potete mandarmi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di incentare e sferruzzare, oppure se avete acquistato il filato presso la merceria Coleti o presso il sito Incentando con i filati, potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio, o con l'hashtag Incentando con Elsa, scusate, Incentando con i filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro cappottino sfiancato, io ho deciso di utilizzare il filato della DMC linea Magnum. Ogni gomitolo è da 400 grammi. Io ho optato per il colore marrone. In questo momento il gomitolo lo vedete già iniziato, perché io il cappottino ho già iniziato a farlo. Comunque vi ricordo che ogni gomitolo è formato dall'80% di acrilico, 20% di lana. Allora, io lavorerò con l'uncinetto numero 5 e qui ho montato 41 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 14 catenelle più 13 che aggiungerete alla fine, che servono per avere l'inizio del giro uguale alla fine del giro. Mi raccomando, come andare a calcolare quante catenelle montare? Allora, io nella mia cappottino vero e proprio ho montato 180 catenelle che mi sono servite, misurandomi la larghezza dei miei fianchi, ho aumentato di altri fino ad arrivare 10 centimetri in più. Quindi, se voi tipo di fianchi siete 86 centimetri, montate le catenelle fino ad arrivare a un totale di 96, 97 centimetri, anche 98. Diciamo che più largo è meglio è, perché appunto dobbiamo essere sfiancato, quindi sotto deve andare largo. Se prendete la misura solita dei fianchi, vi verrà aderente e non sfiancato, quindi non con quell'effetto a campana, mettiamola così. Quindi dovete andare ad aumentare rispetto ai fianchi di almeno una decina di centimetri, tenendo sempre presente che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 14 più 13 catenelle che ci servono per avere sempre l'inizio uguale alla fine. Poi man mano noi andremo a stringere questa lavorazione e io naturalmente vi farò vedere ogni quanti centimetri sono da stringere, come fare poi per averlo sfiancato, quindi vi darò tutte le informazioni. Detto ciò, possiamo poi vi faccio vedere come realizzare il nostro primo giro.
le nostre 40 catenelle, io vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Salto la prima delle 40 catenelle, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Prendo il filo e vado a fare altre 4 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una, due, tre e quattro. Quello che adesso andremo a fare è quello che faremo per tutto il nostro giro. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e vado a fare 3 maglie alte nella stessa maglia di base. Una, rientro, due, rientro, tre. Ops, scusatemi. Adesso vado a fare 5 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una, due, tre, quattro e 5. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e vado a fare la mia prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, entro nella catenella successiva e vado a fare una seconda maglia alta non chiusa. Prendo il filo, entro nella catenella successiva e vado a fare una terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme e di nuovo vado a fare 5 maglie alte, una sopra ogni catenella, quindi una, due, tre, quattro e 5. E si ricomincia da capo, quindi prendo il filo, vado dove ho la catenella e vado a fare 3 maglie alte nella stessa maglia di base, una, rientro, due, rientro, tre. 5 catenelle, una in ogni catenella di base, quindi una, catenella successiva 2, catenella successiva 3, catenella successiva 4, catenella successiva 5. Adesso devo andare a fare le mie 3 maglie alte chiuse insieme, quindi vado nella catenella successiva e faccio una maglia alta non chiusa, vado nella catenella successiva, seconda maglia alta non chiusa, vado nella catenella successiva, terza maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme e di nuovo 5 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una, due, tre, quattro e 5. E si ricomincia da capo, quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro e adesso vi farò vedere come andare a terminare la lavorazione. Per terminare la lavorazione andremo a fare 3 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi una, due, tre e di nuovo 4 maglie, scusatemi, 4 maglie alte, una in ogni catenella, una, due, tre e 4. E poi dobbiamo andare a fare 2 maglie alte, due maglie alte non chiuse, una in ogni catenella, quindi una maglia alta sopra la penultima, una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Ho terminato così il mio primo giro. Il secondo giro è uguale al primo, solo che ve lo faccio rivedere perché abbiamo una base diversa rispetto a prima. E andiamo a lavorare in questa maniera. 2 catenelle che sono la prima maglia alta non chiusa. Scusatemi.
entro nella maglia alta successiva, quindi salto le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, 5 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, scusatemi, 4 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, 2, 3 e 4. Come vedete, siamo arrivate dove abbiamo le tre maglie alte chiuse, le tre maglie alte nella stessa maglia di base, e abbiamo qui la seconda maglia delle tre, e nella seconda maglia delle tre del giro precedente andiamo a fare le nostre tre maglie alte chiuse insieme, quindi una, rientro, 2, rientro, 3, 5 maglie alte, una in ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 4 e 5. E adesso andiamo a fare le tre maglie alte chiuse insieme. Una maglia alta dove ho una maglia alta non chiusa dove ho la maglia alta. Una seconda maglia alta non chiusa dove abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Chiudiamo le tre maglie alte e di nuovo andiamo a fare le nostre 5 maglie alte, una in ogni maglia alta, quindi una, 2, 3, 4 e 5. E ricominciamo. Ci troviamo di nuovo dove abbiamo la seconda delle nostre tre maglie alte nella stessa maglia di base, e quindi andiamo a fare le nostre tre maglie basse, una, 2 e 3. Una maglia, scusate, mi devo tirare, mi tiro poco poco alla volta il filo perché ho paura che poi si fanno i nodi. 5 maglie alte, una in ogni maglia alta successiva, una, 2, 3, 4, 5. Ops. 5. Adesso le tre maglie alte chiuse insieme. Quindi vado nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa. Vado nelle tre maglie alte chiuse insieme e faccio una maglia alta non chiusa. Vado una maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme e di nuovo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. E si continua così sempre per tutto il giro. Si termina il giro in questa maniera. Andiamo a fare 3 maglie alte nella seconda delle nostre 3 maglie alte del giro precedente. Quindi una, 2 e 3. 4 maglie alte, una in ogni maglia alta del giro precedente. Una, 2, 3 e 4, e andiamo a fare le nostre due maglie alte chiuse insieme. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte. E così, questo è il giro che andremo sempre a ripetere. Io alla fine vi dirò adesso quante volte ho fatto questo giro e vi farò vedere poi come fare la prima diminuzione. Allora, io ho ripetuto il motivo, cioè il giro, per 15 volte e adesso inizio a fare diminuzioni. 15 giri per me sono circa 26 centimetri, quindi diciamo che sono arrivata a un po' metà sedere, però mi va già bene stringerlo perché comunque io sotto l'ho fatto veramente molto largo. Quindi adesso vi faccio vedere come andare a stringere la lavorazione, e facciamo in questa maniera. Andiamo a fare sempre le solite 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, quindi una e 2. Prendiamo il filo, andiamo nella maglia alta successiva e facciamo un'altra maglia alta non chiusa. Prendiamo il filo, andiamo nella maglia alta successiva e facciamo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudiamo le maglie alte insieme, quindi prima chiudiamo 2, adesso ne abbiamo chiuse 3. E andiamo a fare una maglia alta sopra la maglia alta successiva,
una maglia alta sopra la maglia successiva e sono 2, una maglia alta sopra la maglia successiva e sono 3. Adesso siamo sulla seconda delle nostre 3 maglie alte e andiamo a fare normalmente le nostre 3 maglie alte, quindi una, rientro 2, rientro 3. E di nuovo adesso andiamo a fare 4 maglie alte, una sopra in ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3 e successiva 4. Noi abbiamo fatto fino al giro precedente 5 maglie alte e invece adesso ne abbiamo fatte soltanto 4 e andiamo di nuovo a fare la diminuzione. Adesso invece di 3 maglie alte chiuse insieme ne andremo a fare 5, quindi vado una maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado una maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta non chiusa, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa, vado nella prima delle maglie alte successive e realizzo un'altra maglia non chiusa e sono a quota 4, vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa e sono a quota 5, prendo il filo e vado a chiudere le 5 maglie alte insieme e torno a lavorare di nuovo 4 maglie alte, una in ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3 e 4. Mi ritrovo nuovamente dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte del giro precedente e vado quindi di nuovo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E di nuovo 4 maglie alte, una sopra ogni maglia alta del giro precedente, quindi 1, 2, 3 e 4. E di nuovo andiamo a fare le nostre 5 maglie alte chiuse insieme. E quindi vado a fare prima maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, terza maglia alta non chiusa sopra le 3 maglie alte chiuse insieme, quarta maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, quinta maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Chiudo le 5 maglie alte insieme e di nuovo vado a fare 4 maglie alte, una in ogni maglia alta. Quindi vedete che noi siamo passati ad avere 5 maglie alte a 4. Questo ci serve appunto per stringere la lavorazione. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come si termina e poi andremo normalmente a lavorare il giro. Vi farò vedere come fare senza fare più alcun tipo di diminuzione. Sto per terminare il giro, ho fatto le 3 maglie alte nella stessa maglia di base e adesso vado a fare 3 maglie alte, una in ogni maglia alta, quindi 1, 2 e 3. E adesso vado a fare 3 maglie alte non chiuse, quindi vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte. Ho fatto così la mia diminuzione. Adesso mi giro con la lavorazione e torno a lavorare normalmente come ho lavorato prima, senza fare più quindi le 3 maglie alte chiuse insieme, ma torno a lavorare come ho lavorato fino a prima, solo che adesso andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, vado nella maglia successiva, realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, mentre se ricorderete noi prima ne facevamo 4, adesso ne facciamo 3 proprio perché abbiamo fatto queste diminuzioni. E poi andiamo a fare 3 maglie alte sopra la seconda delle 3 maglie alte del giro successivo, del giro precedente. E adesso, prima se ricorderete, noi facevamo 5 maglie alte, adesso invece ne facciamo solo 4, quindi 1, 2, 3 e 4. E adesso andiamo a fare le nostre 3 maglie alte chiuse insieme, quindi vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa,
vado dove ho le 5 maglie alte, vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nella prima delle maglie alte successive, vado a fare una maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme e poi torno a lavorare 4 maglie alte, 1 2 3 e 4, e di nuovo 3 maglie alte sopra la seconda delle 3 maglie alte del giro precedente, 1 2 3. Quindi vedete, noi abbiamo fatto il giro di diminuzioni, prima lavoravamo 5 maglie alte e 4 all'inizio e alla fine, ma invece all'inizio e alla fine lavoreremo 3 maglie alte e 4 maglie alte. Io continuerò adesso a lavorare questo giro per altri diversi giri, penso che ne farò di nuovo 16 o forse qualche giro in meno, devo un po' vedere perché devo arrivare quasi alla vita, e quando sto per arrivare quasi alla vita farò un'ulteriore diminuzione.